una puntata di Polifemo dedicata al Natale a Statte. La cittadina davvero sta diventando, per così dire, la capitale dei presepi. Varie le tipologie che si realizzano in quel di Statte, ma è ormai una tradizione consolidata negli anni. E allora cercheremo di scoprire vari presepi di Statte per vivere insieme il Natale, per far comprendere con quanto amore, con quanta passione si realizzano questi presepi, questi manufatti. E cominciamo qui presso il quartiere Frascolla, Contrada Ventrelli. Abbiamo un presepe, una rappresentazione di presepe con sagome fisse. È davvero, davvero suggestiva la location, perché vediamo la grotta di Betlemme che viene riprodotta in queste grotte e in questi anfratti statesi. Merito per la realizzazione di questo presepe va ascritto all'associazione I Leucaspidi, ma cerchiamo di capirne di più dal punto di vista storico, motivo per il quale abbiamo qui il professor Mimmo Calabretti, che è uno storico. Vedete, qui ci sono altri rappresentanti dell'associazione I Leucaspidi, abbiamo anche l'assessore alla cultura del comune di Statte, Deborah Artusio, che tanto si è spesa per la riuscita di questi presepi. Professore, allora, parliamo intanto della location, perché è davvero suggestiva, sono delle grotte particolari, e poi vediamo com'è nata questa tradizione dei presepi. Innanzitutto la ringrazio, dottor Abbate, per essere venuto qui a Statte, per aver dato credito ai nostri presepi e per aver dato credito soprattutto a questa associazione, I Leucaspidi. È un'associazione culturale. I Leucaspidi erano i soldati tarentini che avevano uno scudo bianco e combatterono sotto Pirro. Leucos dal Leucos, greco, reminiscenze classiche. Sì, sì. Erano i soldati tarentini che, combattendo sotto Pirro contro i Romani nel 279 ad Ausculum, ebbero una buona vittoria. Allora, questi giovani che sono i fondatori dell'associazione culturale I Leucaspidi, sono, voglio dire, i protettori del territorio, i nuovi conoscitori del nostro territorio, un territorio ricco di storia, non soltanto recente, ma di una storia greca e poi romana. Ma come sappiamo, da Taranto sono passati tantissimi popoli, arabi, francesi, normanni, nel corso dei secoli ci sono stati tantissimi. Ecco, professore, queste grotte sono rimaste, grazie al cielo, inalterate, intatte, allora, o quasi? Abbiamo nel nostro territorio tantissime ricchezze, per fortuna sommerse dalla vegetazione, per cui non sono conosciute, non sono preda di tombaroli. Ci sono zone come quelle che, vicino alla Mastuola, dove c'è una necropoli bellissima, con tombe depredate alcune, ma altre ancora tenute lì, conservate dalla vegetazione. C'è stata anni fa la Libera Università di Olanda a fare degli studi appropriati sul territorio e hanno scoperto, sono arrivati a capire i primi popoli che avevamo noi. Insediamenti, i primi insediamenti. Primitivi al tempo appunto della Taranto, della Taras, di prima di Cristo. Quando allora diciamo... Questa grotta, io ricordo che nei primi decenni del 60, proprio questa grotta era abitata talvolta da zingari, e stavano qui a Statte per 15-20 giorni, un mese. Per la verità, noi che abitavamo... Abbastanza profonda, abbastanza ampia. Ma ce ne sono tantissime altre. Allora, come dicevo, questi giovani Leucaspidi, ecco, non soltanto cercano di valorizzare queste ricchezze che noi abbiamo,
ma cercano anche di proteggerle, di curarle e di farle conoscere. Difatti abbiamo fatto in autunno, ma abbiamo cominciato già dalla primavera a fare delle escursioni che hanno visto la meraviglia di tanti cittadini statesi, di Crispiano e di Taranto anche. Siamo stati accompagnati da autorevoli guide come la dottoressa Giovanna Bonivento, che è diventata una nostra amica. La conosco bene, la stimo. L'immagino. Quindi siamo andati per masserie, per frantoi ipogei, addirittura siamo riusciti anche ad accaparrarci un frantoio ipogeo dove abbiamo delle serie intenzioni di fare belle cose per estate. E allora dicevo, candidare, passatemi l'espressione impropria, forse un po', come dire, forzata, un po' così esagerata, ma lo dico col cuore, candidare Statte a una delle capitali dei presepi non è certamente un qualcosa così di assurdo, ma è un qualcosa che ha il suo riscontro nella realtà che si vive a Natale in questa zona, in questo quartiere, ma anche con altre manifestazioni che nel corso della puntata scopriremo. Michele Genga, presidente dell'associazione I Leucaspidi, un giovane amante del territorio, amante delle tradizioni statesi. E poi ho anche scoperto, voi non volevate dirlo per proprio una questione così di riservatezza, perché quando si fa un dono non bisogna così sbandierarlo ai quattro venti, ma avete compiuto un gesto davvero ammirevole, avete donato un presepe appunto alla scuola. Sì, è doveroso comunque affidarlo anche ai bambini e renderli felici in queste circostanze, in questo periodo natalizio, comunque per farli appassionare sia al territorio e alle festività e ai valori della famiglia e del calore del periodo natalizio. E, che dire, con noi associati cerchiamo di regalare e far scoprire il territorio ai cittadini che vivono in questa terra, però non conoscono le ricchezze del proprio territorio alla fine. Io devo dire la verità, sapevo di queste caratteristiche di Statte, così queste grotte, queste zone rupestri, ma ne sto scoprendo con mano, e se non ci fosse l'associazione I Leucaspidi, se non ci fosse l'impegno dell'amministrazione comunale, non potremmo vivere di questo patrimonio naturale, storico e archeologico. Un altro rappresentante dell'associazione I Leucaspidi si presenti. Filippo Provenzano. E allora, sono il tuttofare dell'associazione. Factotum. Esatto, il tuttofare dell'associazione. Anch'io faccio parte di questa associazione, sono molto contento e cerchiamo altri collaboratori dove ci possono aiutare a creare qualcosa di più per Statte. Last but not least, dulcis in fundo, l'assessore Debora Artuso, assessore alla cultura, come detto, del comune di Statte. Scendo un po', se no mi sento un gigante, perché è proprio, no, è la posizione delle grotte, le rupi che sono appunto in salita. Allora, ecco, allora assessore, un binomio, una sinergia tra amministrazione comunale e associazionismo. Sì, allora è doveroso dire che Statte ha tutte le ricchezze di cui ha parlato bene e scrive benissimo il professor Calabretti. È un territorio di un'antichissima antropizzazione e, come dice Michele, è un territorio che va assolutamente valorizzato. A Statte, a parte questo patrimonio paesaggistico, c'è una tradizione raffinatissima che è legata alla produzione di presepi artistici. L'idea dei Leucaspidi è piaciuta in maniera particolare perché ha sposato le due cose, cioè celebrare il Natale attraverso un manufatto artigianale che rientra nella nostra tradizione, e farlo in un luogo dove c'è stata vita e dove comunque c'è ricchezza significa valorizzare entrambi questi aspetti. Un plauso va a queste associazioni e un ringraziamento infinito e sincero, perché sono il sale della nostra comunità e in effetti il loro lavoro è, come diceva Filippo, è un lavoro
che portano molto spesso tutto sulle loro spalle. È un volontariato puro, sano e che fa molto bene al territorio. State terra dei presepi, potrebbe essere la sfida, potrebbe essere un obiettivo di riconoscimento per il territorio statese, chissà, la lancio così, la lanciamo insieme, un marchio DOC per i presepi statesi. A dire la verità, questa è l'ambizione che noi maturiamo, perché State ha una serie di artisti e artigiani di grande pregio, davvero, e farli scoprire in regione è un dovere da parte di chi amministra, e io credo che una volta conosciuta l'operosità, ma anche la bellezza di queste opere, le definisco opere d'arte, non dubito che la Regione Puglia ci dia un riconoscimento. D'altronde, quando parliamo di sviluppo del territorio, di alternativa alla grande industria, di risorse naturali, di turismo, di sfruttamento del patrimonio storico, cosa migliore di questa è possibile? Sì, la ricchezza di un territorio è quella del suo habitat, e di queste associazioni, di queste forme d'arte, e naturalmente la riscossa di Statte non può che ripartire da qui, non può che partire da questa consapevolezza. È bello pensare un territorio schiaffeggiato dall'inquinamento industriale, Statte vuol dire Ilva anche, proprio nelle immediate vicinanze, ma vuol dire anche cultura, vuol dire tradizione, vuol dire patrimonio naturale, questa è la sfida. Don Ciro, il parroco di Statte, diceva una cosa molto bella, no? Abbiamo fatto l'inaugurazione di questa grotta che è meravigliosa, suggestiva, evocativa, e lui diceva, parlava della bellezza, no? E di come la bellezza sia un valore. Allora, il Cristo per nascere non ha scelto un posto bello, no? Non ha scelto un posto, anzi, è nato in un posto, diciamo, brullo. E invece noi uomini abbiamo il dovere, se amiamo il nostro territorio, di coltivare quel senso di bellezza, che è quello che fanno questi ragazzi, quello che fa la cultura Statte, che, ripeto, è l'unico fattore di crescita, se ci vogliamo credere. Dicevamo, Statte, terra dei presepi, è dalle grotte alla città, al centro storico, nelle adiacenze della chiesa, lungo i vicoli, possiamo godere la visione di una pluralità di presepi. Statte, davvero una ricchezza sotto l'aspetto presepiale, i presepi nelle grotte, i presepi nei forni e nelle strutture abitative. Buonasera a tutti e grazie per essere intervenuti così numerosi. La frase fatta è la canonica, anche quest'anno abbiamo fatto il presepe, ma così non è. Noi abbiamo una tradizione, in tutti i paesi al 90% fanno i presepi viventi, fanno queste cose. Noi abbiamo un qualcosa in più, abbiamo dei maestri, anzi dei super maestri. Franco Andrioli, sindaco di Statte, la tradizione dei presepi ci fa riflettere sulla grande partecipazione popolare, soprattutto sulla vena, sulla verve artistica di coloro i quali hanno realizzato queste strutture. Si spazia dalle grotte ai locali sparsi nei vicoli. Tutto questo nel centro storico, che si veste a festa a Natale anche e soprattutto con questi presepi. Non vorrei essere presuntuoso, ma credo che questa comunità ha qualcosa in più degli altri paesi. Gli altri paesi, i presepi viventi, che sono una cosa bellissima, eccezionale, noi abbiamo una diversità, abbiamo la costruzione del presepe artistico, che è una cosa che abbiamo dei maestri che sono una cosa, un'eccellenza del nostro paese, ma viene riconosciuto non dai nostri concittadini, ma siamo riconosciuti a livello nazionale. E senza esagerare, c'è qualcuno che sta mandando in Europa i nostri presepi, una cosa bellissima. Sindaco, la soddisfazione è anche che questa trasmissione va su Sky e quindi tutta Italia, tutta Europa, anzi i paesi arabi e il Nord Africa potranno vederli.
Ah, questa è una bellissima cosa, un paese piccolo come il nostro ed ha questa grande soddisfazione, una grande soddisfazione, e ne parlano tutti. I nostri presepisti che costruiscono con le loro mani anche le statue, le proporzioni, che può sembrare una cosa facile ma così non lo è, l'inventiva che hanno, fare tutti questi presepisti, trovare i punti strategici dove fare, ogni anno stanno cambiando un punto per dare vivibilità a tutta l'intera comunità, e quindi grazie a loro stiamo recuperando tanto, una maestria, tant'è che loro l'anno scorso hanno fatto già delle lezioni di presepe e quest'anno vogliono continuare. Noi come amministrazione non possiamo che essere fieri di questo, ma ho una fissazione, quella di trovare uno spazio grande per fare una mostra di 365 giorni l'anno, per fare stare questi presepi a disposizione di tutta l'intera comunità. Così cresce Statte, cresce il territorio tarantino della provincia ionica, cresce la nostra Puglia, e sarebbe davvero bello che la regione riconoscesse il giusto merito a questi sforzi, a questa passione, a questa professionalità che si tramanda da decennio in decennio di padre in figlio. L'artigianato sta scomparendo, questo è, chiamiamolo un mestiere, una passione, un artigianato che potrebbe dare lavoro a tanti giovani, e quindi va fatto con forza, va aiutato questo lavoro, queste imprese che fanno questi ragazzi, che già da subito dopo l'Epifania ricominciano a lavorare per l'anno successivo, perché non è una cosa facile trovare il tempo, trovare il materiale per fare queste cose. Quindi un grazie veramente di cuore a tutti questi ragazzi che stanno dando lustro al nostro paese. Padre Luca Mignogna, parroco della chiesa di San Girolamo e guida spirituale dell'associazione Vivere Betlemme. Nella realizzazione di questi manufatti, di questi presepi, emerge forte la spiritualità degli statesi. Sì, questo è vero, perché l'associazione Vivere Betlemme, essendo un'associazione cattolica che nasce dalle tre realtà parrocchiali, fa un percorso di fede. Quindi quello che vedete nella realizzazione del presepe è la spiritualità dei vari componenti, la spiritualità un po' di tutti i cristiani che vivono le festività del Natale. Diciamo che il presepe a oggi rappresenta tutta la nostra cultura, sia sociale che anche religiosa, di quello che stiamo vivendo in questo periodo. Grazie, buonasera a tutti. Ci tenevo a ringraziare in primis, a ringraziare tutta Statte, perché come dice il sindaco, vogliamo diventare Statte il paese del presepe artistico, ma probabilmente ci stiamo sul serio riuscendo, nel senso che la scuola di presepismo va avanti, siamo sempre di più, anche stasera in sala abbiamo presepisti che fanno parte della nostra associazione che non sono di Statte, vengono da Taranto, da Paolo VI e da San Giorgio. Sergio Moscagiuri, presidente dell'associazione Vivere Betlemme, che ha organizzato, che è l'anima di questi presepi artistici. Una passione che si vive non solo a Natale, perché ovviamente realizzare queste opere comporta un grande sforzo, e quindi, come si diceva con altri intervistati, nel momento in cui finisce il presepe di quest'anno già si progetta, si inizia a lavorare in prospettiva, nella prospettiva del successivo presepe. Tanto lavoro, oggi che è l'inaugurazione, la soddisfazione di raccogliere i frutti e di vedere la popolazione stretta intorno a queste opere. Allora, no, tengo a precisare, non sono l'anima, sono il rappresentante di un folto gruppo di presepisti bravi. Diciamo che intorno a noi raggruppiamo presepisti di tutte le età e anche non solo di Statte, cioè abbiamo presepisti che vengono da ogni parte della provincia, che appartengono alla nostra associazione Vivere Betlemme. Noi lavoriamo, come detto, tutto l'anno, e questo è il giorno nel quale iniziamo a raccogliere i frutti del nostro lavoro. Ma ci tengo a dire e a ringraziare tutta la popolazione di Statte che, come ogni anno, ci mette a disposizione le proprie abitazioni, i locali, ci danno gratuitamente la luce proprio per continuare a vederci lavorare. Intorno a noi oramai c'è un clima di solidarietà e di calore
che la popolazione ci trasmette proprio con la disponibilità totale e la partecipazione alle nostre mostre. Buonasera a tutti, benvenuti. Lavorare con queste associazioni a Statte davvero è semplicissimo, perché qui c'è un humus eccezionale. Io lo dico sempre, Statte è un paese ricchissimo e la più grande ricchezza sono questi volontari del bello, che vengono costituiti dall'ARCI, dal Vivere Betlemme, tantissime associazioni che si spendono per il nostro territorio, lo fanno veramente disinteressatamente, mettendoci nel loro. Noi abbiamo iniziato ieri con un'inaugurazione di un'attività, quella offerta dalle Ocaspidi, e per tutto il mese di dicembre avremo la possibilità di mostrare la nostra maestria. Quest'anno abbiamo deciso di fare una cosa diversa, perché vogliamo sposare la bellezza del territorio alla tradizione dei presepi, sicché abbiamo deciso di far ruotare il circuito intorno alla Chiesa Madre. Questo ci ha dato la possibilità anche di far conoscere dei locali la cui apertura è stato un successo, come per esempio il forno storico, che adesso andiamo a vedere, l'antico forno di Statte. E per questo io veramente non ho che da ringraziare, come dicevano un po' più o meno tutti, questa solidarietà che si è sviluppata in questo paese. Ecco, se vogliamo una denominazione DOC, ce la meritiamo, una sola operazione dobbiamo fare, e stiamo tentando di farla, cioè quella di metterci insieme, di capire che insieme le maestrie possono dare a questo paese la possibilità di farlo questo slancio che merita. Quindi collaborare come si è fatto in questi giorni, in questi mesi, in questi anni, ma ancora di più, perché Statte ha bisogno di forze ed energie positive e effettivamente costruttive, come dimostriamo di essere. Grazie al Presidente Marci, grazie agli artisti. Presepi tra i vicoli, in un raggio di pochi metri si sviluppano una pluralità di presepi. Siamo qui con un artista, Marzii, il quale è autore di uno splendido presepe immenso all'interno dell'Arci di Statte. Descriviamo le caratteristiche. Niente, io vorrei iniziare un po' da qualche anno prima, diciamo. Questa è la 22esima edizione del Presepe dell'Arci, che 17-18 edizioni sono state fatte nell'Arci, tra cui anche quello del Tornado, che non fu terminato perché l'evento fu disastroso, subimmo un po' di danni. Ripeto, la 22esima edizione è un presepe popolare, di 18-19 metri quadrati, in scala 1-10, che ci abbiamo messo 2 mesi e più di tempo. L'abbiamo iniziato il 9 di ottobre e lo stiamo inaugurando stasera. Niente, questa è la, ripeto, la 22esima edizione. Nel circondario, come avete detto, almeno 100 metri quadrati, ci sono altre 4 postazioni. Ecco, siamo di preciso nella zona? Nella zona vicino alla chiesa. Nel centro storico, diciamo, di Statte, perché gli altri anni l'abbiamo fatto nel centro storico, che si riferiva alle grotte, però quest'anno abbiamo volutamente cambiato ubicazione anche per coinvolgere un po' più di persone. Da un presepe all'altro, siamo ora con Piero Cecere, vicepresidente dell'associazione Vivere Betlemme. In questi locali abbiamo la presenza di ben 3 presepi. Sì, sono 3 presepi, 2, un panoramico, quello che vediamo qui davanti nella prima stanza, gli altri 2 sono dei diorami, cioè presepi che vengono visti attraverso una finestra, una porta che si apre, una finestra che si apre. Molto caratteristici. Mondo fantastico, diciamo. Lavoro ce n'è tantissimo, l'associazione lavora 3-4 mesi, anche di più all'anno, per poterli realizzare. La speranza è sempre che aumenti il numero di persone che ci diano una mano, perché siamo in pochi, quindi sarebbe bello avere più persone a disposizione e dividerci il lavoro. Diciamo. Quanto tempo ci mettete per realizzare un'opera del genere? Per esempio anche quelli piccoli, forse piccoli, sono i più delicati. Sì, quelli piccoli poi diciamo sono più impegnativi.
perché poi c'è da curare i particolari, perché uno per vederli quelli piccolini si avvicina il più possibile, quindi deve essere curato nei minimi particolari, mentre magari per uno panoramico come questo qui che abbiamo davanti il particolare può essere trascurato perché viene quasi nascosto dalla maestosità del presepe stesso, diciamo. Fabio Modeo, uno degli autori di questi presepi, una capacità, la tua Fabio, che non ha eguali, riesci a realizzare e a far vivere il sentimento, quell'aria magica che si respirava a Betlemme 2017 anni fa. Fabio, quanto tempo ci metti per realizzare queste opere? Come le elabori? Come ti vengono in mente? Allora, normalmente ci vogliono mesi, cioè anche a volte anche un anno di lavoro. E tutto dipende anche dalla fantasia del momento, no? La creatività. La creatività, la forza anche nel mantenere il livello alto poi di creatività, che quella va a scemare con lo stress quotidiano, impegni personali, problemi, no, che ci abbiamo, insomma. E quindi devono combaciare tutti questi fattori qua, che sono importanti per una buona riuscita, secondo il mio punto di vista. Un'opera immane che richiede tanti collaboratori, di cui l'invito ad avvicinarsi a queste tradizioni. Io invito veramente col cuore a tutti quei presepisti, magari che si sentono soli a volte, no? Perché l'arte tende anche a un po'... cioè ad allontanarsi un po' dalla gente, perché non tutti capiscono che fare il presepe, diciamo, è una passione, a volte viene anche presa come con leggerezza, certo. Quindi secondo me l'invito è proprio questo, di venire anche diciamo, a provare, insomma, nei nostri laboratori, che in futuro ci saranno senz'altro, e magari testare insieme con mano, insomma, questa arte qua, per chi ha realmente intenzione di approfondire e imparare. Di locale in locale, ora siamo in un forno storico, e siamo con Anna Maria De Vittorio, che è la presidente della Proloco di Statte. Un lato affettivo, perché questo forno, mi pare, risale alla sua bisnonna. Sì, la mia bisnonna, che è quella donna in quella bellissima fotografia, quindi seconda metà dell'Ottocento, è il forno storico del paese. Qui è passata la vita della nostra comunità, perché il pane si faceva, si bastava nelle case, però poi si portava al forno. Facevano due o tre cotte al giorno, e poi le donne, prima di andare in campagna, portavano le loro pignate con le fave, i legumi, le portavano e poi le ritiravano cotte all'imbrunire quando tornavano da lavoro. Gli uomini sapevano i fatti del paese dal barbiere, le donne sapevano le cose di Statte, noi donne, no? Nel forno. Oggi si fanno le trasmissioni di gossip, all'epoca c'erano il forno e il barbiere, ma alla fine il pettegolezzo era sempre quello. Sempre. Le comari c'erano, e come? Niente, per me è stata un'emozione forte riaprire questo forno, perché la zia che lo ha curato per una vita intera ha smesso, lo ha dismesso ai primi anni 60, quindi siamo intorno al mezzo secolo. E lei ha realizzato proprio questo forno con friselle, questo presepe, davanti al forno, con friselle e quant'altro, è simbolico. È simbolico, e invece poi gli altri su pietra, perché qui c'è la lettura nei miei presepi, la lettura del territorio, Statte, le gravine, la pietra, il dolmen, e quindi i miei elementi caratteristici. Sì. E quindi i miei presepi sono appunti fatti sulle pietre, dove c'è il muschio vero e non finto, cioè ecco, ripeto, studiamo il territorio, le cose mai fatte banalmente, e io sono contenta di poter collaborare con l'assessore Deborah Artuso, che ho visto crescere, perché è coetanea di mia figlia, perché noi donne, è inutile che vi offendete, una marcia in più l'abbiamo. No. Dobbiamo fare allora la giornata dell'uomo.
oltre che quella della donna, scherziamo, no, scherziamo, voglio dire, però ecco, le sensibilità ci sono e quindi ci viene voglia di aiutarla l'assessore quando si riescono a fare certe operazioni. Io ho detto prima al sindaco, dobbiamo fare di tutto affinché questo forno diventi un museo, perché è l'unico che è rimasto integro. Già sulla mia testa potete vedere, la mia zia usava queste pale lunghissime, ma immaginatelo, una donna fragile davanti a quel forno, non la dimentico mai, con queste pale lunghissime lavorare l'intera giornata. Quindi può diventare un museo di se stesso e aprirlo nei periodi forti per fare i dolci prima di Natale, prima di Pasqua, fare il pane, cioè riattivare quei riti per poterli poi descrivere e portarci i bambini, insomma. Assessore Deborah Artuso, chiamata in causa dalla presidente della Proloco, si sente il profumo della storia, di quei tempi che forse noi non abbiamo neanche vissuto. Assolutamente sì. Allora, io devo dire che ho accanto a me una maestra. Anna Maria De Vittorio è stata un personaggio per Taranto, una donna che ha saputo animare, una vera animatrice culturale della nostra città. La grande fortuna di Statte è che è di Statte e quindi è andata in pensione di là, è stata subito cooptata dall'assessora della cultura come collaboratrice. In effetti è una miniera di storia. Ecco, l'importanza di questa sala è tutta nella testimonianza storica che offre. Come dicevo prima, noi abbiamo due grandi forze, una è la tradizione dei presepi e l'altra sono questi luoghi. Abbiamo visto le grotte prima, questo forno destro. Allora, sposare queste due ricchezze in un unico evento è quello di meglio che si può fare per sponsorizzare questo nostro comune. Anna Maria ha allestito questo locale con molto gusto, con molto garbo, cercando di rievocare le memorie che esso in effetti suscita nella comunità di Statte. Mimino Miccoli, autore di queste miniature, di questi presepi bellissimi, non so, in metallo lavorato, intarsiato, lei ha usato una terminologia specifica per definirli. Microarcheologia industriale deriva dal mio lavoro che ho fatto per 40 anni, l'elettronico, cioè mi sono trovato nella fase del sistema analogico. Oggi ci sta quello logico digitale, cioè vuol dire il sistema elettromeccanico, e quelli sono dei pezzi meravigliosi, che quando c'è la capacità dell'uomo, che con la manualità riusciva a fare quei pezzi, oggi invece tutto è cambiato. Lei ha voluto riprodurli per realizzare i presepi. Siccome mi sono trovato al sistema logico digitale, ho sentito il dovere di mettere insieme quei pezzi che ho lavorato per una vita, che altrimenti sarebbe andato al macio. Sono andato al macio, e quindi ecco perché rimane una testimonianza di quella. Diventa microarcheologia industriale, cioè quei pezzi che ho lavorato per una vita, e difatti là io potrei dire cosa rappresentano quei pezzi. E ce lo dica allora. E lì sono tanti relais che è composto, in effetti la mia te qual è? Scompongo e ricompongo quel materiale che sarebbe andato a macero, invece in modo diverso diventa arte. Difatti tutti questi, la maggior parte sono relais e d'altra parte di componenti di apparecchiature elettroniche. Eccoci in un altro locale, in un antico forno chiaramente ristrutturato, ammodernato, e siamo con il maestro Domenico Rossano. Intanto alcune sue peculiarità, queste statuette che sono realizzate completamente a mano. Ma Domenico Rossano è il padre di questa tradizione dei presepi. Da quanti anni, com'è nata questa passione? Beh, io devo dire che è nata tanti anni fa, forse una quarantina di anni fa. Avevo un esercizio da barbiere e disse al ragazzo, quell'anno ho fatto sempre l'albero di Natale, no? Disse al ragazzo che quell'angolo quest'anno dobbiamo fare un presepio. E mi sono cominciato, ho cominciato a cimentarmi a fare un presepio. Quando l'ho fatto, i clienti hanno cominciato a apprezzarlo, che mi domandavano chi l'aveva, quanto l'avevi speso per quel presepe. Ho detto che l'ho fatto io e che non ci credevano. Evidentemente era un dono di natura proprio innato.
Beh sì, non sapevo che sapevo fare questo, perché io mi ha... Una dote nascosta. Sì. Prima facevo quadri, veliere, villette in traforo, però il presepe non stava proprio nella mente. C'era un amico che mi parlava di presepi, allora quell'anno ho voluto provare a fare un presepe che mi è riuscito abbastanza bene. Ecco, abbiamo una pubblicazione, Un amore per il presepio di Domenico Rossano, appunto, e un catalogo di tutte le sue realizzazioni artistiche relative ai presepi. Traccia la sua storia. Sì, non è tutto quello che ho fatto che sta qui dentro, perché in 40 anni ne ho fatto parecchi lavori. Ho preso delle foto più significative, sì, però c'erano parecchie. Potevo fare due libri dei presepi che ho. Ecco, ho preso il meglio e le ho realizzate. Catalogati. Un amore per il presepio di Domenico Rossano. E completiamo il nostro giro all'interno dei locali di Statte. Siamo partiti dalle grotte proprio alla scoperta di questi presepi. Siamo ora presso la società operaia di mutuo soccorso con il presidente Giuseppe Negro, perché la società operaia ha la sensibilità di ospitare, di allocare al proprio interno varie iniziative artistiche nel corso dell'anno, e in occasione del Natale hanno qui dimora questi splendidi manufatti, questi splendidi presepi. Innanzitutto intendo ringraziare gli artisti che si sono prestati affinché la società di Statte venisse messa in condizioni di essere visitata non solo dalle persone di Statte, diciamo, ma da tutto il territorio, visto il periodo natalizio, che la gente, insomma, sembra che sia più buona. Nel senso, ci sono tante situazioni in cui non sempre si riscontra questo. Noi siamo grati a loro per questa possibilità e approfittiamo dell'occasione per dire a chi ne avesse bisogno, noi siamo a loro disposizione. Si conclude qui il nostro speciale di Polifemo, come recita la locandina: presepi nelle grotte e in dal forn. Un bel percorso dalle grotte ai vari locali. Abbiamo avuto modo di scoprire davvero la ricchezza artistica espressiva della collettività statese. E concludiamo con l'assessore, la dottoressa Deborah Artuso, e il sindaco, dopo una lunghissima giornata di impegni, in questo momento non siamo riusciti a recuperarlo. E allora gli onori così della conclusione all'assessore. Allora, assessore, un messaggio in base al quale vogliamo dire che Statte fa cultura, Statte permette la crescita del territorio statese, ionico in generale e anche della regione Puglia. Un messaggio per far capire che la cultura aiuta a sviluppare delle sensibilità e può essere anche un veicolo di uno sviluppo economico, un rinnovato sviluppo economico. Abbiamo le maestranze, abbiamo le professionalità, abbiamo il cuore del nostro sud che batte forte a Statte, soprattutto in occasione del Natale. Sì, e non solo. Statte ha una vita culturale molto attiva e pulsante. Abbiamo una biblioteca che offre possibilità di incontro, di riflessione, di letture quasi mensilmente, e abbiamo delle associazioni, abbiamo già detto, che offrono al nostro territorio la possibilità di incontrarsi. Noi come amministrazione abbiamo voluto creare intorno a questa maestranza, a quest'arte, una serie di incontri. Oggi abbiamo inaugurato i locali che ospitano la mostra, ma da oggi in poi questo stesso perimetro sarà animato da una serie di iniziative, concerti, spettacoli per bambini, occasioni di incontro varie, di modo che anche l'attrattiva musicale, piuttosto che per i bambini, possa costituire uno stimolo ulteriore per venire a visitare questi locali e quindi poter apprezzare a livello locale, ma io spero anche fuori dai nostri confini, quello che è una ricchezza ancora nascosta ma che puntiamo a far conoscere. Un plauso all'amministrazione comunale
per avere il merito di, e non è piaggeria la mia, di stare gomito a gomito al fianco di chi vuole fare cultura, di chi vuole mettere a disposizione della collettività le proprie esperienze, le proprie capacità. È importante questo contatto diretto, perché spesso il palazzo, l'antipolitica molte volte nasce anche dal fatto che il palazzo è distante dai cittadini. Invece questa amministrazione è vicina, va gomito a gomito. Allora, io un plauso lo farei innanzitutto alle associazioni, e poi io sono innamorata della parola politica, che viene da polis. E quindi da politica, le cose della polis. Le cose della polis, che sono le cose della nostra vita, quindi fare politica in un comune come quello di Statte significa appunto confrontarsi quotidianamente con gli stimoli che la popolazione sa offrire, certe volte ancora prima che la politica ci arrivi. Una promessa, un impegno, una sfida che la mia impresa Luigi Abate Production and Communication e le mie trasmissioni, Polifemo in particolare, vogliono lanciare, se Dio vorrà, l'anno prossimo. Vorrei dare una mano sotto l'aspetto mediatico a un bellissimo scambio culturale, un gemellaggio tra Statte e Napoli, come minimo comune denominatore i presepi. Sappiamo che Napoli è maestra, è capitale a livello internazionale del presepe. Statte non è da meno. E allora perché non mettere insieme queste esperienze, i maestri di Statte con quelli di Napoli? Vogliamo fare informazione in questo modo, promuovere il nostro sud, orgogliosi della nostra tarantinità, orgogliosi di Statte, orgogliosi di essere meridionali, che ci chiamassero pure terroni, lo diciamo con orgoglio. Siamo terroni con una storia che viene da lontano, quindi magari un gemellaggio con una città ricca di storia come Napoli sarebbe sicuramente per noi un trampolino di lancio eccezionale. Già subito dopo la conclusione di queste festività inizierò i contatti con l'amministrazione, e perché ci sarà tanto da fare burocraticamente, però abbiamo mesi e mesi davanti. Ok, contiamo sul tuo aiuto, grazie. Bene, e allora ci fermiamo qui con questa parte di Polifemo.